Allora, innanzitutto buonasera, ben arrivati a Pieve per questa nostra 37esima edizione. E prima di iniziare il programma con Pietro Clemente e Saverio Tutino, che abbiamo voluto dedicare questo pomeriggio in occasione dei 10 anni dalla morte del nostro fondatore, e volevo, come quasi tutti gli anni, iniziare, io forse essendo un quasi ottantenne con 2 vaccini e sono a distanza, forse per parlare così si sente un po' meglio, dicevo, iniziare con quella prima parte del programma, che è il tesoro dell'archivio. I nostri amici e amiche che da anni ci seguono sanno che il tesoro dell'archivio è una bellissima mostra che ogni anno nelle sale del palazzo accanto al piccolo museo del diario Cristina Cangi organizza sulla base dei diari che sono arrivati in quest'anno e li colloca, li arreda, insomma, fa delle cose molto belle. Cristina Cangi, che è una ragazza quasi perfetta, perché di solito, oltre a fare queste cose così belle, però non parla e delega a me, appunto, come vedete, a fare la presentazione. Oggi è ancora meno perfetta perché è bloccata all'ufficio ospitalità, quindi poi la vedremo. Allora, il tesoro dell'archivio anche quest'anno è al primo piano, di solito quell'inaugurazione la facevamo nelle sale, per i motivi ben noti facciamo tutto qui, i dibattiti, gli incontri, e quindi vi invito poi a andare a vedere questa mostra. Aggiungo solo una cosa che a me personalmente fa molto piacere, perché quest'anno tra i tesori esposti c'è un diario di un carissimo amico che è un pittore, Raffaello Lucci, che appunto ci ha mandato questo diario in cui racconta di sé, ma più che altro racconta e parla con varie persone che sono passate nella sua vita, o perché le ha conosciute, o perché ha letto opere sue. Raffaello negli ultimi anni ci aveva donato dei bellissimi ex libris all'archivio, che noi poi abbiamo omaggiato agli ospiti che sono venuti, e quindi lo ringrazio molto per quest'opera che ha donato. C'è un'altra mostra che è invece sotto le logge ed è la terza edizione di Disegnami, e qui ringrazio moltissimo Giovanni Cocco, Lorenzo Marcolin e Barnaba Salvador, che hanno anche quest'anno, per la terza volta appunto, organizzato questa mostra sulla base dei diari di Dimmi. Oramai il Dimmi è diventato una parte importante del nostro archivio e delle giornate del Premio Pieve, e sono quei diari, quelle autobiografie che giovani, meno giovani, che sono arrivati in Italia hanno voluto scrivere, raccontare della loro vita e donarci. Anche quest'anno, proprio la giornata di domani, sarà in gran parte dedicata al Dimmi, e quindi questa mostra è un'altra tappa che fra un intervallo e l'altro potete benissimo visitare. A questo punto, come
in un viaggio aereo arriva una meno bella hostess che vi dà delle indicazioni di comportamento. Sì, buonasera a tutti, come un po' è avvenuto anche nell'edizione passata, il Covid condiziona questa nostra organizzazione, perciò io ho questo ruolo brevissimo prima di ogni incontro di dare alcune indicazioni che sono sia sugli aspetti più di gestione appunto delle procedure di prevenzione Covid, sia anche poi logistiche per usufruire al meglio del premio. Allora, come avete visto all'ingresso di ogni evento è prevista una postazione con controllo Green Pass, ci vuole un attimo di pazienza ma ormai purtroppo ci siamo abituati a questa normalità e l'applichiamo insomma in modo sereno come avete fatto all'ingresso. Già l'anno scorso eravamo rodati, perciò siamo assolutamente tranquilli che le procedure scorrano al meglio. Quando siamo all'interno della struttura, sia in questo luogo che nel tendone del tennis presso campo alla Badia, insomma alla Piera, vi teniamo la cortesia di indossare la mascherina, il distanziamento è garantito dalle sedie, ogni sede ha una sua postazione identificata con un pezzetto di scotch in modo tale che se si spostasse la sedia la sappiamo ricollocare. Nel momento in cui ci alziamo vi chiediamo la cortesia eventualmente di sedervi nello stesso posto occupato in precedenza e tra un blocco di 20 degli altri noi provvediamo a fare la sanificazione. Oggi non ci sono problematiche particolari, insomma da domani giorno da cui appunto come diceva il professor Brezzi i venti saranno ancora più serrati, dovremmo essere bravi a fare tutte queste procedure. Per qualsiasi necessità, bisogno, insomma identifichiamoci noi dello staff con il badge, ciò sentitevi liberi di chiederci qualsiasi indicazione. E qui finisce la parte diciamo più burocratica. Alcune indicazioni proprio poi appunto pratiche per usufruire al meglio del premio, anche la visita al piccolo museo, alla mostra di cui parlava il professor Brezzi e a un ulteriore evento di cui adesso vi parlerò previsto al teatro sono ad ingresso contingentato, significa che è necessario prenotarsi. Entrambe le prenotazioni sono effettuabili presso il settore ospitalità al piano terra di Palazzo Pretorio. Potrà essere possibile prenotare la visita al museo, al piccolo museo del diario, che comprende anche la visita alla mostra, appunto il tesoro dell'archivio. Ci sono degli orari prestabiliti ogni 45 minuti, a partire dalle 9 di mattina, con un ultimo ingresso, se non vado errando, alle 18.45. In teatro, perciò al secondo piano di Palazzo Pretorio, la rampa di scale che dal piccolo museo del diario sale ulteriormente, anche in questo caso in tre orari ben stabiliti che sono le 9.15, le 13.15 e le 18, ci sarà la possibilità di ascoltare due podcast realizzati, anzi due podcast che hanno vinto un premio, il premio Lucia, organizzato da Radio Papesse in collaborazione appunto con l'Archivio Diaristico Nazionale. Sono state ricevute molte candidature per questa appunto questa call che chiedeva a dei creativi che sono abituati a lavorare con il linguaggio della parola e della musica, perciò lavorare in ascolto, di immaginare appunto dei prodotti di valorizzazione sviluppati a partire da alcune storie individuate dall'archivio. I due prodotti vincitori appunto sono presentati per la prima volta durante questo premio Pieve, è possibile prenotare anche in questo caso la possibilità di avere un posto per ascoltare questi due podcast. Le parti di informazione generale sono terminate qua. Brevissimamente adesso vi lasciamo ad un video della lunghezza di circa 10 minuti che ha realizzato Martina Magri, ricercatrice dell'Università di Siena, che appunto sta sviluppando un progetto di ricerca insieme all'Archivio Diaristico Nazionale all'interno di un bando appunto di Regione Toscana che è andata a finanziare degli assegni di ricerca in cui appunto dipartimenti universitari sviluppassero progetti con istituzioni culturali. Martina Magri ha realizzato il video che stiamo per vedere all'interno dell'iniziativa Fuori Mostra, indetta da Palazzo Strozzi, in particolare American Art. Il prodotto perciò è sviluppato con immagini di repertorio accompagnate da appunto alcune delle testimonianze conservate dall'Archivio Diaristico Nazionale che avessero appunto come tema
partendo dallo spunto appunto dell'anniversario dell'11 settembre, comunque narrazioni e testimonianze delle esperienze americane dei nostri diaristi. Io perciò vi auguro una buona permanenza, buona serata. E mio figlio Nino, così alle ore 22 e minuti 30 scende la polizia italiana e parte la nave, inviandosi verso l'America. All'alba di giorno 26 ci siamo andati tutti all'aria e non si vede altro che acqua e cielo e vento e neve da terrare la faccia. Alle ore 21 e 30 minuti finalmente abbiamo visto i fari del porto e la chiaria della luce. Così la mia famiglia e tutti i passeggeri siamo andati al vento e alla neve fuori a vedere la prima vista della luce americana, che pareva veramente il paradiso che noi non abbiamo ancora visto. Sostenevano tutti Kennedy. Era giovane, voleva cambiare l'America, idee nuove, al popolo piaceva. Arrivarono le election day, andai a votare, mi sentivo tutto orgoglioso di andare a votare, era tutto diverso. La sera già si sapeva che aveva vinto Kennedy. Appena Kennedy annunciò il blocco aeronavale di Cuba, l'unità mi spedì a La Habana. A Praga presi un aereo della Cubana di Aviación, il primo che partiva tentando di passare attraverso il blocco. Quando si profilarono i contorni dell'isola, i cubani che riempivano l'aereo si misero a cantare e a lanciare grida di gioia. «Fidel! Fidel! Cuba! Che linda è Cuba!» Pochi giorni dopo si raggiunse un accordo e il 28 ottobre i missili furono ritirati. Castro riuscì a far credere che quasi tutto si era svolto prescindendo dalla sua volontà. Quella cultura americana di cui diventavamo sempre più partecipi, anche se qualcuno dice che ci veniva inculcata, passava per delle icone, dei miti che rappresentavano la nazione. John Fitzgerald Kennedy, primo fra tutti. Un presidente vero, reale, vicino. A noi poteva bastare vedere in televisione il presidente degli Stati Uniti d'America e nelle parole dolci ma decise di quel bell'uomo trovare la forza di andare avanti, da veri americani. L'assassinio del presidente Kennedy. A Dallas, quel giorno che successe, tutti rimanemmo shock da quello che stava succedendo. Tutti si chiedevano, e adesso cosa succede? 1978. Venerdì 15 dicembre. Sono seduta fra gigantesche borse d'acquisti. Ho passato una giornata fra surplus e indumenti sportivi e avrei voluto comprare di tutto. 3 agosto 1982. Attendo di partire verso il favoloso e caldo West in una sintesi di 20 giorni. Poi andremo a Manhattan per un'altra settimana. Camper significa libertà. Libertà di vivere ogni giorno una vacanza senza orari, senza costrizioni, a stretto contatto con la natura, con lo spirito dei primi pionieri. 5 giugno 1995, a Lookout Mountain, ieri, alla festa commemorativa dei funerali avvenuti nel 1917 di Buffalo Bill. Molta gente era venuta al mock funeral a cavallo e anche a bordo di vecchie macchine. La piazza vicino al Buffalo Bill Museum era piena di figuranti in costume da Far West. Guidando attraverso le Roll Hills della campagna, Dad mi ha portato in questa casa di mattoni rossi dove ho conosciuto Brother S, 17 anni, anche lui di buona stazza. Sister B, 13, impegnata a mangiarsi un pastone di cereali davanti alla televisione. E i 9 gatti e un cane che girano in cortile. Mi è stato servito un piatto di maccheroni in melma gialla, macaroni and cheese, che mi ha fatto scoprire che il formaggio qui si compra a blocchi, come mattoni. E brilla di un giallo sintetico che si abbina ai fiori della tovaglia.
15 settembre 2001. Sta per schiantare il mondo. Potrò ascoltare ancora Manhattan Serenade? Una volta non si raccontava la realtà nei minimi particolari, e cioè un fatto enorme e catastrofico. Si diceva i morti sono tot, ora si dice i morti o quello che è rimasto di loro e che con nostro raccapriccio abbiamo dovuto vedere erano pezzi di testa, un braccio, una mano, pezzi di gambe, eccetera. 11 settembre 2001. Erano da poco passate le 15:30. Mi trovavo al bar dell'ospedale Gaslini, dove insieme a Sharon mi stavo avventando su un toast appena sfornato. C'era la radio accesa e un'edizione speciale del telegiornale stava diffondendo a toni cupi, ma anche increduli, una tragedia impensabile che da poche ore si era verificata a New York. Due aerei di linea si erano schiantati a 18 minuti l'uno dall'altro contro le due torri gemelle del World Trade Center. Restiamo tutti sconvolti. Nessuno ha il coraggio di fare alcun commento. Poche ore. Il tempo che tutte le telecamere del mondo potessero puntare l'obiettivo su di esse. In pochi minuti lo spettacolo è diventato ancora più tragico e spaventoso. Entrambe le gemelle si sgretolano, crollando al suolo, quasi contemporaneamente, con loro migliaia di persone che a quell'ora del mattino affollavano la zona e le torri stesse. La polvere ha coperto la città. Polvere bianca, fine e sottile, che tanto somigliava alla polvere lavica che aveva coperto Pompei. Undici settembre. Alle 3:30 del pomeriggio, Gloria mi ha chiamato dallo studio. Guarda cosa sta succedendo a New York. Con l'occhio appannato dalla fissità sulla TV, cerchiamo di cogliere anche il minimo segno di speranza per non dover pensare che era meglio essere morti prima dell'11 settembre. Bene, questo allora diamo inizio, dicevo, al programma, a questa giornata che abbiamo voluto dedicare a Saverio Tutino. L'abbiamo già sentito, dicevo, in questo bel documentario, con un paio di sue frasi sulla crisi di Cuba e sull'attacco alle torri gemelle. E, ci sono tre momenti oggi su Saverio. Iniziamo con un amico di Saverio, un amico dell'archivio, Pietro Clemente. Non ho detto un vecchio amico, perché essendo coetanei è bene non dire. È da anni vicino all'archivio e ha seguito e ha discusso con
Saverio per tanti anni, per cui proprio ci è sembrato spontaneo di chiedergli questo grosso favore di venire a parlare di Saverio Tutino. Subito dopo ci sarà il premio Saverio Tutino giornalista, che fra l'altro viene dato a un importante giornalista come Filippo Santelli, e poi la sera alle 21.45 nel teatro Tenda, o non so come chiamato, insomma, ci sarà uno spettacolo Risonanze di Andrea Biagiotti, di Donatella Allegro e con Francesco Fraimoneti, che è proprio sempre sull'archivio e quindi su Saverio Tutino. Ringrazio allora Pietro Clemente, illustre antropologo, vabbè, poi tu dici tutto della tua vita, eh? Io non sono capace a fare, un amico dell'archivio. Grazie. Grazie, come potete immaginare è per me una grande emozione, oltre che un onore essere invitato a parlare di Saverio in questo contesto, in questo luogo che è il prodotto di una sua appassionata iniziativa che ha caratterizzato poi l'ultima parte della sua vita. Io ho conosciuto un Saverio settantenne sostanzialmente, che sembrava un giovane, lo dicevamo tutti, trascinatore, sempre appassionato, sempre generoso, sempre amichevole. Dietro questo Saverio c'era una lunga vicenda precedente, per la quale io lo avevo sentito nominare, lo avevo letto nelle pagine dei giornali, però non lo avevo incontrato. L'ho incontrato per la prima volta nel 1989, perché era già nato l'archivio e Saverio era ad un incontro fatto a Rovereto sui temi della scrittura popolare, e lì parlava di questo vivaio delle storie individuali che è Pieve Santo Stefano. E poi l'ho rincontrato e ci siamo scambiati, diciamo, delle esperienze di ricerca. Io ho fatto fare una tesi all'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano. Lui mi ha invitato nel 95 a presentare a Roma la sua autobiografia, L'occhio del Barracuda. Credo che mi aveva quasi appena conosciuto e quindi sono stato molto colpito da questa disponibilità a mettere subito alla prova le persone che gli sembravano, come dire, amiche o possibili compagni di strada. E poi, sempre nel 95 o nel 96, non ricordo, Saverio mi chiese di partecipare alla giuria nazionale dell'archivio diaristico e da lì è nata una collaborazione abbastanza lunga, una mia, come dire, fraterna conoscenza di tutto il gruppo che lavora a Pieve, che è nato, diciamo così, dalla mente e dallo spirito di Saverio, ma che poi si è radicato nel territorio, ha saputo costruire un'istituzione della società civile, possiamo dire, capace di fare richieste di finanziamenti, di organizzare convegni, di mettere insieme il tema della scrittura della gente comune con il teatro, l'attorialità e così via. Avendolo conosciuto nella ultima fase della sua vicenda, ogni tanto quando si leggono le tante storie di vita, viene da dire, ma una vita è sempre una vita o è fatta di tante vite? Quante vite è una vita? Di sicuro Saverio nel suo racconto di vite ne ha almeno tre, forse è quella
che lo porta ad essere partigiano in montagna, una lunga storia di militanza comunista, di militanza terzomondista, una specie di momento di bilancio e un'ultima storia che lo porta a Pieve Santo Stefano e a un'altra dimensione della sua passione anche politica, quella che valorizza l'io e le storie diverse. E quindi, avendo avuto con lui questa esperienza, diciamo, di vicinanza, credo che per ricordarlo si debba sempre ricordare le sue vite precedenti, almeno quella lunga vita precedente che lo ha visto giovanissimo partigiano in montagna e lo ha visto, diciamo, militante del PC vicino alle posizioni cubane, espulso dall'unità, che lascia la tessera del PC, che continua a combattere, che continua a viaggiare verso l'America Latina, a interpretare le crisi internazionali, che è testimone della caduta del Cile, che è testimone del diventare autoritario il regime del CE, fino a un dolore di fondo per la chiusura delle sue speranze, e però l'apertura anche di un nuovo mondo, una vita ulteriore. L'autobiografia di Saverio Tutino, L'occhio del Barracuda, è un testo dal quale sempre bisogna partire quando si parla di lui, perché è anche un testo caratterizzato da una scrittura speciale, una scrittura complessa, composita, fatta di vari stili, in cui c'è il Tutino giornalista appassionato della cronaca e della precisione dei dati, che ci intrattiene per 20 pagine su un viaggio remoto in Cina con tantissimi dettagli fino a farci annoiare, e c'è il Tutino che improvvisamente apre degli squarci che sembrano tratti quasi dalla letteratura simbolista, improvvise immagini che mettono in discussione costantemente lo scenario della cronaca. E c'è il Tutino riflessivo, il Tutino ironico verso se stesso, autocritico, che attraversa tutto il libro, anche nei momenti di passione politica più profonda. Nel ricordare la sua storia, Saverio prende le distanze, dice: ho sbagliato qui, ho sbagliato là, forse non dovevo farlo, forse sono un uomo fragile, mette costantemente in discussione se stesso. Nelle pagine dell'Occhio del Barracuda, che sono quasi 300, il nuovo Tutino, quello che io ho conosciuto, comincia dopo pagina 260. Le 260 pagine precedenti sono dedicate al racconto di questa vita frenetica prevalentemente, no? Che lo caratterizza dopo il passaggio dall'esperienza partigiana all'esperienza di giornalista. Una vita frenetica che lo vede costantemente fuori casa, lo vede impegnato in Algeria, in Francia e poi sistematicamente in America Latina, dove diventa un esperto di politica latinoamericana, ma diventa anche un militante di quel mondo. Entra in contatto con un numero straordinario di protagonisti della militanza rivoluzionaria di quelle terre. Con una particolare competenza e collaborazione, presenza a Cuba, e a Cuba Saverio conosce anche Dulce, che sarà la sua seconda compagna. La prima era legata alla stagione della Resistenza e aveva avuto Barbara, la figlia, che aveva poi seguito un po' da lontano. E Cuba è proprio il punto centrale dell'esperienza di speranza, di passione, di desiderio di trasformazione che caratterizza la scrittura di Tutino, e al tempo stesso è il punto in cui il sogno si spezza, si incaglia. Su Cuba viene licenziato da giornalista dell'Unità e resta praticamente per la strada. Su Cuba continua ad investire con passione. Su Cuba alla fine capisce che non c'era più nulla da fare, era diventato un regime autoritario. Nel dirlo, Saverio lega questa sua presa di coscienza
a un viaggio che fa con Barbara, sua figlia, a Cuba, un viaggio in cui non funziona nulla, non trova più gli amici, i personaggi importanti non ci sono, comincia a rendersi conto che tanti protagonisti della rivoluzione cubana si sono suicidati. Barbara ha un'esperienza quasi traumatica di questo incontro con Cuba e con il padre che non riesce più a trovare le fila di quello che era stato un pezzo così importante della sua vita, parte prima, e Saverio praticamente resta a meditare su questa sua dolorosa vicenda. La storia politica è traversata poi da altri aspetti di storia personale, gli affetti, gli amori, la salute. Alcuni delle sue scorribande latinoamericane sono caratterizzate da problemi cardiaci gravi, per cui si trova in un pronto soccorso, deve fare un intervento d'urgenza, più volte deve fare degli interventi d'urgenza. E nella scena compare quindi anche il suo corpo in difficoltà. Il cuore potrebbe essere uno dei capitoli, insomma, di una critica testuale del libro di Tutino. Il cuore è quell'organo che a un certo punto si inceppa, non solo, sembra suggerire Saverio Tutino, per dei meccanismi, come dire, semplicemente fisiologici, ma anche perché è il logoramento della vita che ha prodotto, che in qualche modo lo sfida. E il cuore è anche quel luogo degli affetti che lui a un certo punto ritiene di avere traversato in modo sbagliato, in modo frettoloso, senza riflettere sistematicamente, senza una capacità di dare all'altro. Il cuore è quindi anche la comparsa delle figlie, il ritorno, la nascita di Elisabetta, il tentativo di ritrovare Barbara. E il cuore è anche il riscriversi al Partito Comunista dopo la bufera, quando fa la pace con Pajetta. E il cuore è anche quella pagina in cui dice: nel 1984 ho fondato a Pieve Santa Stefano l'archivio, una pagina nella quale c'è una nuova filosofia generale di Saverio, che non è più quello della rivoluzione mondiale, ma è quella della rivoluzione nei nostri cuori, si potrebbe dire in un certo senso, no? Quella di recuperare, al di là delle ideologie del Novecento, che hanno sempre pensato di fare il bene degli individui e li hanno invece sottoposti al loro spietato dogmatismo, dare invece vita e ascolto alle storie di tutti gli individui. E questa è un po' la trama complessa della vita di Saverio, e vorrei cominciare a leggervi un passo della parte finale del suo libro, quella della svolta. Un comunista militante, diciamo così anche, come si diceva una volta, marxista-leninista, che a un certo punto della sua vita ricorre ad un'amica psicanalista, cosa che quasi tutti avrebbero aborrito a quel tempo, e che Saverio fa perché ha, dall'accumulo di esperienze di vita e dall'accumulo di storie di rivoluzione, come dire, finite male, una sorta di stress profondo che lo spinge in quella direzione che vi ho appena accennato. Cioè, siccome lui ha una costante riflessione critica su se stesso, vuole affrontare finalmente se stesso. Siamo pagina 264. Nel periodo più travagliato di quegli anni avevo capito che le ripetute crisi e poi le vacanze affettive dipendevano da un difficile rapporto con me stesso, più che da incompatibilità con altre persone. Una fragilità che era implicita nel mio modo di produrre energia e che mi aveva quindi nutrito di esperienze, ma che le aveva anche consumate inutilmente dal lato del rapporto con l'altro, come singolo, portatore di una propria individualità. Così avevo deciso che era venuto il momento di superare quella separazione tra operare ed amare
e di tentare di dare a me stesso una vita mia. Mano a mano che, con l'aiuto di Sara, la psicanalista, raccoglievo in un racconto le parti disperse dell'esistenza che potevo ricordare fino ad allora, mi accorgevo che effettivamente prendeva corpo un nuovo atteggiamento verso me stesso. Lo slancio di sempre si orientava verso nuove intenzioni. Mi rispondevo, mentre prima ero evasivo. Ecco, questo passo è una specie di descrizione di una rinascita e di un dialogo con se stesso e finalmente di un riconoscersi nel dialogo con se stesso, un dialogo sul quale prima era evasivo. Quindi possiamo dire che questa rivoluzione nella sua vita privata è la fondazione di quella sorta di rivoluzione, se volete, nella documentazione della vita quotidiana che è stata la nascita dell'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano. In questo momento della sua vita Saverio sta chiudendo quella grande stagione che l'ha visto ammirato da tanti giovani, da tante generazioni, che l'ha visto legato alla rivista Linus, all'Unità, ai libri su Cuba che andavano a ruba nella generazione degli anni 70, e attraverso questa riflessione su se stesso cerca una nuova strada di vita. Non lascerà mai del tutto la memoria della sua vita precedente, infatti i libri successivi saranno ancora spesso un po' sulla resistenza e un po' su Guevara, su Cuba, sugli interlocutori che aveva avuto. Brani di diario sono stati pubblicati anche dopo la sua morte e continuano a transitare dei luoghi che per lui sono luoghi intensi, così come è stato capace di restituirci immagini forti della sua infanzia, il rapporto tra il padre e la madre, dei flash dolorosi proprio, di una intensità straordinaria. Lo ha scritto Lidia Ravera, che io non l'avrei mai pensato di mio perché non lo penso, che a tratti la scrittura di Saverio sembra una scrittura femminile, così attenta proprio alle dimensioni della sfera personale. Così come il dolore della morte di uno zio con cui era cresciuto, con cui aveva una grande dimestichezza, che portava delle persone a uscire dall'Italia fascista per andare in Svizzera, la morte in montagna, è un'altra ferita forte che Saverio si porta appresso e che si sente un po' in tutta la sua scrittura. E poi da lì l'esperienza di tante morti precoci. Saverio finisce anche in mezzo alla vicenda del terrorismo, si trova a doverla affrontare. In un primo momento le Brigate Rosse lo vorrebbero tra i loro, ma Saverio ne rifugge radicalmente, e tanto che in un secondo momento viene a scoprire che le Brigate Rosse lo volevano uccidere perché esemplarmente, perché uno di quelli che invece criticava la lotta armata in Italia. Viene minacciato di morte da gruppi fascisti di destra. Ha avuto una vita, diciamo, in cui non doveva essere facile la notte spegnere la luce e dormire tranquilli. Ecco, una vita di grandissima intensità. E forse proprio in rapporto con questa vita di grandissima intensità, la descrizione di quest'ultima parte del libro è come la rinascita di una nuova vita in cui nelle relazioni umane c'è più senso e non bisogna andare a cercare il senso della vita nei luoghi remoti, nei luoghi dove accadono, come dire, gli eventi di una storia in divenire, il cui senso è difficile ormai interpretare per tutti, ma bisogna trovarli invece nella vita. E qui, diciamo, siamo intorno all'81-82, quando comincia a occuparsi di psicanalisi, a fare questa autocritica, questa autoanalisi così forte. L'84, quando incontra Gloria e nasce l'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, queste sono le date di una trasformazione. Dice Saverio, a 60 anni sono rinato, sostanzialmente questo è il suo il concetto che guida queste ultime pagine. In queste ultime pagine poi ci sono dei momenti così forti di questo passaggio che vi dicevo tra una scrittura descrittiva e una scrittura quasi simbolica. E c'è una pagina,
pagina 282. Se ce l'avete a casa all'occhio del Barracuda, vi farete piacere se vi leggerete questa pagina intensissima, perché io non posso leggere tutti i brani che adesso mi farebbe piacere leggervi. Un brano riguarda la morte della madre, e vi garantisco che è un brano commovente, veramente intenso, in cui riesce a fare una specie di un bilancio di una vita, di un amore, di un dolore che il rapporto con la madre gli aveva procurato. Un altro è un flash così, vi sembrerà privo di senso, ma accade tutto qui vicino ad Anghiari, nel luogo che Tutino aveva scelto come, come dire, il suo, come si dice, il suo luogo di, non di riposo, ma il suo luogo di osservazione del mondo, in una fase in cui erano le zone interne, la bellezza dei paesaggi, la tranquillità, la vicinanza con la campagna, la cosa che gli interessava, non più le città in guerra dell'America Latina o così via, ha qualcosa a che fare proprio su questa, con questa sua scrittura. Mentre Gloria si dedicava ai lavori per mettere a punto una vecchia scuola rurale che avevamo comprato a Elci come abitazione, un giorno di maggio camminavo per la strada che porta a Upacchi, una frazione vicino ad Anghiari, abbandonata dai contadini e ripresa in mano da un consorzio di altoatesini, bresciani, austriaci, napoletani e comaschi. La valletta era deserta. I rari abitanti erano intenti a mangiare nell'ora del pranzo. Un capriolo ha attraversato la strada, ha attraversato lentamente, con piccole mosse, un prato, e di colpo è svanito nel bosco. Ecco, a me ha colpito molto questa frase che, diciamo, intervalla come se fosse una immagine che irrompe nell'orizzonte, un segno premonitore, e che questo vuole essere per Saverio. Qui nasce una nuova vita, qui ci sono anche gli animali che possono pascolare. Mi ha ricordato qualche cosa del cinema di Antonioni, di Fellini, queste immagini improvvise di qualcosa della natura così forte, così significativo, che restituisce agli uomini un senso più elementare del vivere, no? E questa è una di quelle pagine che puntellano il libro, di una capacità di raccontare il sentire, non più la cronaca, ma proprio l'emozione di Tracciati e del sentire. E sempre nella stessa pagina c'è la sua ultima ferita del corpo, una ulteriore operazione che ha subito, e la fine delle operazioni è un po' per lui anche la fine della vita precedente. Adesso si è tagliato tutte quelle parti del corpo che gli facevano male, ha trovato una nuova prospettiva di vita, ed è la prospettiva di vita in cui io l'ho conosciuto. Ecco, però, come dire, questo Tutino amichevole, attento alle storie degli altri, non è l'unico Tutino, è Tutino della sua terza vita che cumula tutte le vite precedenti. E c'è un passo che è fondamentale, proprio quando parla della nascita dell'archivio Pieve Santo Stefano, in cui Tutino dice, con parole molto più nitide di quelle che io adesso uso per riassumere, le ideologie del Novecento hanno in qualche modo creduto di fare con le loro teorie, con i loro strumenti, che sono stati i partiti, le chiese, i gruppi di pressione, le lobby e così via, di migliorare la vita degli individui. In realtà li hanno invece oppressi. E quindi oggi dobbiamo cercare di restituire agli individui le loro vite, la loro libertà, la loro capacità di essere soggetti ascoltati. Ecco, questa è la nuova dimensione di Tutino, e sotto questa tenda aleggia questa dimensione ulteriore della sua vita. Ma questa dimensione si radica in questa intensa vicenda del Novecento. In questo racconto che, dopo aver detto ho salutato Elisabetta, dice Berlinguer, sta cercando di dialogare con la Democrazia Cristiana, e poi il mio amico latinoamericano si è suicidato, oppure racconta le teorie complottiste, addirittura lui è stato considerato a un certo punto una spia del KGB infiltrato. Quindi vi rendete conto della
complessità della vita che ha attraversato. Però nel suo racconto questa prima vita non è mai, come dire, raccontata come se fosse stato buttato a forza nella scena del Novecento del terzomondismo rivoluzionario, ma invece come se avesse in qualche modo voluto mettere la sua vita dentro quello scenario e, una volta fatto questo passo, non avesse mai potuto più tornare indietro, era così coinvolto. Ci sono pagine in cui lo vediamo all'inizio a Bogotà, alla fine lo vediamo a Lima, poi va in Spagna, poi torna in Algeria, quindi con una frenesia del vivere che è legata all'intensità che in quella stagione lui sentiva necessaria per capire le tendenze di questo nuovo mondo di trasformazione rivoluzionaria e di attacchi costanti imperialisti, antirivoluzionari che viveva Saverio. Un mondo che oggi vediamo come una scena passata, e anche lui lo vedeva negli ultimi anni come una scena passata, un mondo che, diciamo, questo lo dico almeno per me, sappiamo sempre meno interpretare e che ha un po' avuto nelle nostre coscienze la stessa storia che ha avuto nelle pagine della Repubblica, perché Saverio Tutino è stato un po' salvato dal essersi trovato a piedi dopo essere stato mandato via dall'unità, è stato salvato da Repubblica. Non so se qualcuno di voi si ricorda quando è nata Repubblica negli anni 70, era un giornale in cui la metà era dedicata alla politica internazionale. Oggi, se guardate la Repubblica, diciamo, la cronaca ci prevale come se fosse la Nazione, l'Unione Sarda, il resto del Carlino, e la politica internazionale è praticamente scomparsa. Noi viviamo con un Medio Oriente che è, come dire, è come se fosse un pezzo del nostro corpo collettivo che è continuamente drammaticamente sconvolto, eppure, diciamo, siamo solo capaci a pensare come si può lasciarlo fuori dalla nostra vita, no? Una sociologa inglese ha inventato per l'Europa l'immagine di un'Europa che si vuole come una società con delle gigantesche mura per vivere isolata, no? Quasi nei castelli medievali, no? Fuori tutto il resto. Così come l'Asia, non ci capiamo più nulla. Dell'America Latina quasi non sappiamo più nulla. Si aspettano le elezioni per sapere che cosa succederà in Brasile, in Argentina. La presenza di Tutino su Repubblica mostrava che era un'altra cosa. Tutino parlava tutti i giorni di ciò che succedeva nell'America Latina. Ma diciamo che questo anche nostro disorientamento adesso ha un'altra dimensione. Qui, negli anni del premio Pieve, negli anni della crescita dell'archivio dei diari, negli anni in cui i diari pervenuti a Pieve Santo Stefano superavano raddoppiavano rispetto al numero degli abitanti, abbiamo visto un altro mondo, un'altra esperienza a costruirsi. Io sono stato un po' allievo ed amico di Saverio in questa dimensione di Pieve. Non mi sono sempre trovato d'accordo con lui. Penso di avere anche lasciato una mia piccolissima traccia nell'esperienza di Pieve in disaccordo con Saverio, che è la crescita di un'attenzione filologica alla precisione della riproduzione delle scritture popolari. Saverio nei primi anni da giornalista tendeva a correggere dove gli scrittori popolari sbagliavano, e io ho sempre cercato di dire che gli scrittori popolari non sbagliano, usano la propria scrittura, e su questo io credo di avere lasciato qualche traccia, e sono molto contento di come oggi questo aspetto di particolarità della scrittura viene rispettato. Ma qui ho imparato da lui tante cose, insomma. Infatti ho un po' scelto Saverio come... io sono stato un accademico, adesso sono un pensionato, e
ho sempre girato il territorio in Italia, ho trovato sempre cose bellissime fatte da gente che non era all'università, e quindi ho riconosciuto e mi ha dato molto l'esperienza di questa apertura al mondo non universitario. E quindi a un certo punto della mia vita ho cominciato a scrivere che nella mia formazione c'erano tre grandi maestri non accademici. Il mio maestro accademico si chiamava Alberto Mario Cirese, e lo riconosco come il mio grande maestro accademico. Gli altri tre maestri erano Nuto Revelli, che ho conosciuto pochissimo, ma i cui scritti sui contadini piemontesi sono stati un esempio di metodo. Nuto Revelli, che quando gli si chiedeva che cosa fai tu nella vita, mi dice: io faccio il commerciante di ferro, sei un antropologo? No, sono un geometra, rispondeva. In questa modestia c'era la traccia di un uomo che era stato fascista, aveva vissuto nella guerra di Russia il dramma di un conflitto che aveva capito senza senso e pieno di dolore per tanta povera gente, gli alpini in particolare, e quando era tornato a casa, dopo aver ricominciato a vivere, aveva cominciato ad andare per le campagne e per le montagne a intervistare i contadini, a sentire le loro condizioni di vita e a descrivere la crisi della montagna, quando l'industria cominciava ad attirare la gente e l'abbandono degli anziani nella montagna. I suoi libri sono ancora oggi bellissimi, la Fondazione Nuto Revelli li valorizza, li mette in rete, ha creato nel luogo dove era nata la prima formazione partigiana di cui faceva parte Nuto Revelli e il famoso Duccio Galimberti delle canzoni che cantavamo da ragazzi, lì è nato Paralup, un centro propulsivo della valorizzazione della montagna, delle nuove agricolture di montagna. L'altro maestro per me è stato Ettore Guatelli. Guatelli era un maestro contadino che ha trasformato la casa dove viveva in un gigantesco museo strapieno di oggetti, in cui ogni oggetto aveva una storia e al tempo stesso diventava una composizione dentro il grande granaio della casa contadina. Saverio è stato il mio terzo maestro, lo metto per ultimo perché era il più giovane, gli altri due erano, Nuto era del 19 e Guatelli del 21, come anche Cirese, e appunto Saverio era del 23. E ho pensato che forse anche Saverio, come Guatelli, ha fatto sì che le storie di vita, che nella mia ricerca universitaria erano importantissime, ma io riuscivo a produrne, a studiarne una all'anno, tre con le tesi di laurea e così via, Saverio le ha fatte diventare massa e quindi le ha fatte diventare fenomeno collettivo. Ha costretto chi le studiava come voci singole a imparare a studiarle come polifonia, a confrontare le epoche storiche, a confrontare le classi sociali che si raccontano. E quindi Pieve è diventato questo luogo di una straordinaria polifonia che è stata poi raccontata in un libro in cui, adesso non ricordo il titolo di questo libro, in cui il racconto è dell'archivio che si anima di notte e dove compaiono i protagonisti delle storie come dei fantasmi che dialogano, che nasce anche da una lettera che fu mandata da un diarista che scrisse a Pieve e che mandò la sua memoria dicendo: così sarà con tutte le altre e con loro dialogherà questa memoria, no? Questa idea che questo spazio, questo vivaio, questa banca delle memorie, come la chiamava Saverio, sia anche un luogo dove le memorie sono vive e dove le memorie vengono, come nel vivaio, vengono coltivate per diventare parte della vita di nuove generazioni, di giovani. Quasi tutti quelli che hanno raccontato la guerra dicono o raccontano che hanno scritto per i loro nipoti. E tutta questa polifonia di memorie che è stata scritta per delle nuove generazioni che sono quantitativamente meno pesanti di quelle della generazione che le ha scritte,
hanno proprio la speranza di essere un grande concerto che vuole essere ascoltato dai nipoti e che vuole lasciargli il segno di vite diverse che però siano ancora utili ad affrontare la vita propria. Questa idea che le scritture sono quel passato che ci serve per inventare un futuro migliore è la chiave che dà all'archivio anche il senso di essere un luogo di una politica della collettività, un luogo di incontro e di sorpresa del sapere la varietà delle vite e la varietà del mondo. Ecco, l'impresa di Pieve è cresciuta dopo di lui, e come si può dire, ha avuto due figlie femmine, forse l'archivio è il figlio maschio di Saverio Tutino, almeno archivio è coniugato al maschile, anche se, come si sa, appunto, sono tante le scritture femminili che sono pervenute. Ho usato questa metafora del figlio perché io penso che una struttura come questa è un organismo vivente, e non lo penso solo dell'archivio, lo penso di tanti organismi della società civile che sono nati, si sviluppano, cambiano nel tempo e diventano, come dire, hanno una storia come gli esseri umani, come gli organismi. Anche tutto il volontariato internazionale della medicina è nato così, tante associazioni per il patrimonio culturale, molti festival sono nati così, e vivono, muoiono, come organismi in cui gli uomini si confrontano e si mettono insieme per affrontare la singolarità delle persone come tratto comune. Questa è una cosa abbastanza difficile da pensare, no? L'individuo messo al centro, uno potrebbe dire, ma non siamo già abbastanza pieni di individualismo? Non è la socialità che ci manca? Ma l'individualismo non era il tema che interessava Saverio Tutino. Quello che interessava Saverio Tutino era l'io, la sua storia, la pluralità delle storie, non era l'individualismo, la pluralità delle storie per fare diventare patrimonio comune. È lì che si connette, no? questa idea dell'archivio. E forse non è ancora abbastanza riconosciuto questo ruolo di patrimonio culturale collettivo che ha l'archivio, anche se è molto più riconosciuto di quando nasceva nell'84. Saverio ha fatto tanto, forse una delle ragioni per cui questo archivio è oggi forte è anche il fatto che Saverio l'ha subito messo in scena, ha usato tutte le sue risorse di giornalista, amico di tantissimi giornalisti, che poteva entrare in contatto con case editrici, gli ha dato da subito un risalto che ha permesso all'archivio di vivere facendo diventare un premio. Voi sapete che d'Italia di premi ce ne sono fin troppi. Io personalmente nel 1969, quando ero ancora un giovane rivoluzionario, ho contribuito alla chiusura di un premio letterario chianciano partecipandoci e facendo un'assemblea di contestazione di quel premio. Quindi non è di premi che abbiamo bisogno. Ma Saverio aveva capito che in questo mondo così diverso dalla letterarietà, dall'editoria letteraria, il premio sarebbe stato un volano per facilitare l'arrivo di scritture della gente comune che non mandava qui per vincere il premio Strega, ma mandava qui per lasciare la sua memoria insieme a una coralità e pluralità di memorie. E quindi ha trovato una formula che ha funzionato nel tempo e che continua a funzionare. Saverio a un certo punto della sua vita diceva: ti considero mio fratello minore. Ho letto il ricordo che ha fatto di lui Antonio Melis, un mio carissimo amico e collega dell'Università di Siena, un grande americanista che era molto amico di Saverio, e lui nel suo ricordo dice: Saverio mi considerava il suo fratello minore. E io ho pensato che Saverio, quasi tutti i nomi che cita di persone che aveva come amiche a Buenos Aires, a Cuba, a Roma e così via, li considerasse più o meno fratelli.
e quindi mi considero parte di una fraternità quasi universale che Saverio produceva. C'è addirittura una canzone degli anni 60 e 70, un mondo di fratelli, di pace e di lavoro, diceva un verso di questa canzone. E quindi forse nel dare del fratello a tante persone che con lui collaboravano, Saverio sentiva questa dimensione del bisogno di socialità che nasceva proprio dalla valorizzazione degli individui. Nella sua biografia c'è stato l'incontro con Don Milani. Certo, non si conoscevano più così strettamente quando Don Milani scrisse la lettera a una professoressa, ma lì c'è una frase che io cito perfino esageratamente nella lettera a una professoressa, che è quella che sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è l'avarizia. Ecco, Pieve Santo Stefano è sortirne insieme, è la comunità delle memorie. Al tempo stesso corrisponde a una immagine che invece suggeriva proprio Tutino, quella dei cicloneros. E siccome a Cuba ci sono tempeste di vento che travolgono, come sapete, in tutta l'America centrale, raccontava Saverio che quando arriva un tornado, i cicloneros sono quelle persone che si mettono insieme, si stringono fortissimamente e quando passa il vento li può spostare un po', ma non li travolge. Quindi questa era la sua idea, diciamo così, di una resistenza al mondo difficile di oggi. Non più la resistenza che lui aveva vissuto contro il fascismo, ma la resistenza difficile in un mondo che comprendiamo meno, in cui gli agenti, i fermenti di trasformazione positiva sembrano spesso essere esauriti e quindi dobbiamo cercare di fare come i cicloneros, di affrontare insieme la tempesta. Ecco, stiamo parlando di scritture popolari, quante ne abbiamo letto, quante voci abbiamo ascoltato, come si è allargata la libreria di casa mia di testimonianze straordinarie che sono entrate poi nei miei scritti, nelle mie riflessioni. L'archivio di Pieve Santo Stefano è un organismo vivente che lascia tracce nella vita delle persone. E questa cosa straordinaria, sempre attiva, che ogni anno si rinnova, è appunto l'eredità di Saverio Tutino e della sua capacità di farci capire che oltre le ideologie e le storie individuali sono un patrimonio collettivo e che ci aiutano a uscire insieme dalle difficoltà del tornado del nostro tempo. E quindi Saverio, io credo che come le vite, le memorie dell'archivio continua a vivere dentro di noi, ci dà delle lezioni e in questo senso è sempre vivo ed è presente sotto questa simbolica pagoda di materiali moderni nella quale parliamo di lui a 100 anni dalla nascita. Grazie.